Di che razza è il suo cane? Mio è un Jack Russell, un terrier. È mansueto? Assolutamente no. No, è una furia, però è nella loro indole essere così. E quindi chi decide di adottare un cane come questo deve comunque sapere quello a cui va incontro. Quindi in un condominio lei non lo consiglierebbe? No, io lo consiglio, però è un cane che va educato, nel senso, senza snaturare però quella che è la sua indole. Lui è un cane che è nato, è un cane da lavoro, è nato per cacciare la volpe, è nato per, insomma, è un cane molto attivo, quindi se non gli si fa fare quello per cui è nato, allora decide una missione che può essere un divano da demolire piuttosto che qualsiasi cosa, ecco. Siete un cane, capisco, che comporta diversi sacrifici, perché l'assistenza, eccetera, si ammalano e così via. Costa molto mantenere un cane? Costa, ma insomma è un esborso che insomma si può affrontare tranquillamente. Certo, ci sono costi, perché un cane quando entra in famiglia deve essere comunque accudito come un membro della famiglia, quindi si ammala, va vaccinato. L'alimentazione? Alla sua alimentazione, che non deve essere quella di noi umani, perché non va bene. Quindi lei è pratica di cani, perché alleva tanti cani, tanti gatti. Ecco, le accolgo, ma senta una cosa, se a uno che volesse comprare un cane, che consigli darebbe lei? Ma comprarlo, io sono per andare ad adottare i cani in canile, possibilmente anche non cuccioli, per non farli morire in canile. Beh, dipende anche dalla situazione familiare, se ci sono dei bambini, se non ci sono dei bambini, dipende anche da tante cose. Comunque, soprattutto, il cane non deve essere il padrone di casa, ci vuole un capobranco e deve imparare ad ubbidire, ma anche, perché no, mettendosi nelle mani di uno che ti consiglia, come può essere uno della protezione civile, che ti dà dei consigli nel caso in cui non sei in grado di doverlo tenere, perché non può comandare un cane, altrimenti non gli fai più niente, non lo curi, non lo comandi, non fai più niente. Da quanto tempo che ha questo cane? Con 4 anni. Ma siete, non è un cane pericoloso questo? No, un boxer, una razza che consigliano anche per i bambini, quindi. Sì, è molto mansueto. Sì, sì. Ma, ovviamente con la dovuto addestrato correttamente, però già come razza è abbastanza tranquilla, è molto giocherellona. Quindi lei non ha mai avuto problemi con gli altri? Con questo qua no. Quindi. Signora, senta, lei abita in un condominio oppure ha un giardino? Giardino. Quindi è facilitata? Sì, sì. Che vuol dire per la famiglia avere un cane in casa? Molto bello, non lo so, io ne ho 7, quindi. Mi scuso, ho capito bene, ha 7 cani? Sì. Fa l'allevamento? No, passione. Che significa un cane per una famiglia? Direi soddisfazioni e responsabilità. Ecco, ma se avete paura che un cane come questo possa recare male agli altri, avere dei problemi, no? Ma io direi che le preoccupazioni ci sono tutte, però insisto, dipende sempre dalla responsabilità, quindi la voglia di tenerlo, di crescerlo con affetto e nel modo giusto, avendo sempre molte attenzioni. Ecco. Signore, è difficile allevare un cane? No, difficile no, ci vuole pazienza e una passione forte e tanto tempo. Addestrare un cane, come problema se l'hai mai posto? E addestrare un cane non è facile, ci sono le persone adette, perché ognuno ha il suo mestiere. Io ho provato a portare il mio cane, ho provato a seguire i consigli di chi lo sa, ma poi il risultato ottenuto, fatto da me, non è quello ottenuto da loro. Noi viviamo in una società in cui si vuole fare tutto troppo in fretta, tutto subito. Prendiamo i cani, vogliamo che i cani facciano quello che le persone vogliono, non teniamo conto della natura del cane, delle razze, della ragione per cui sono state create. Noi compriamo i Rottweiler, compriamo i grandi bovari, compriamo i cani, il Charplanina, il pastore del Caucaso,
cani fatti per difendere le pecore dai lupi, dagli orsi, dai ladri di bestiame, per vivere da soli con questi animali, e noi li teniamo nelle nostre villette e pretendiamo che questi cani diventano, possano essere trastullati dai nostri bimbi, e non insegniamo ai nostri bambini a relazionarsi nel modo corretto con i cani, quindi li lasciamo liberi, facciamo in modo, non insegniamo al bambino ad essere educato col cane, lasciamo che il bambino salti in testa al cane, salga in groppa al cane, e poi il cane fa quello che qualsiasi animale fa per la propria tutela, si rigira, solo che il cane è forte, il bambino è debole, è fragile, è la mandibola di un cane fortissima. Ecco che quando mi chiedono, dicevo, qual è la razza adatta per i bambini, dico che non esiste razza adatta per i bambini, esistono bambini che devono essere educati per rapportarsi con i cani. Io ho una bimba di 11 anni che quando è nata avevo già un cane di 2 anni, e quando il cane stava sotto le mie gambe, la mia bimba veniva in braccio per farsi leggere le favole, io le dicevo: attenzione che c'è Tenten, tu devi essere buono, devi salire piano piano, attenzione, e se il cane ringhiava non sgridavo il cane, ma spiegavo al cane che questa era la bimba e che dovevano accettarsi. La bambina saliva piano piano, carezzava il cane, ebbene, sono cresciuti tutti e due, finché il cane non ha avuto 13 anni e mi ha lasciato. Ho visto che tu c'hai un cane, come si chiama? Si chiama Trico, Tricottina, Trilli. Ti fa dannare questo cane? Ti fa dannare? E mangia, delle volte mangiava le scarpe, adesso non le mangia più, alcune però le mangia. Ma dei pasticci le combina ogni tanto? Sì. Gli vuoi molto bene tu questo cane? Sì. Sì. Cosa fai, giochi con lui? Sì, delle volte sì, ma delle volte no. We'll be right back.
this is Christmas.